Sono Emanuela Del Frate, sono una tra i curatori, le curatrici del libro Millennium Bug, una storia corale di Media Italia, che è un libro che fatto a livello corale, quindi pieno di storie, che ripercorre quella che è stata la storia di Indie Media Italia. È una storia molto intensa, anche se breve. Fu il primo sito che permise a tutti quanti l'open publishing, ovvero a tutti quanti di poter scrivere e commentare liberamente. Quindi in qualche modo fu un precursore sia dei social che di quello che poi viene chiamato giornalismo partecipativo. E quello che oggi ne abbiamo parlato in un evento dedicato comunque al giornalismo resistente, perché poi il sito ebbe il suo massimo splendore nelle giornate di splendore, cioè esplose, diciamo, durante le giornate del G8 di Genova 20 anni fa, perché fu quello che si contrappose alla narrazione dei media tradizionali, attraverso la narrazione dei manifestanti e di quelli che erano in piazza e quindi potevano raccontare liberamente quello che stavano vivendo. E vivendo. Il sito, se lo volete vedere, è online, italy.indymedia.org, è semplicemente il vecchio sito frizzato, quindi è il cadavere che in qualche modo è online, però vi potete fare un'idea di quello che era e per sentire, avere qualche notizia in più sulla storia basta comprare il libro, che appunto è Millennium Bug, una storia corale di Indie Media Italia, edizioni Allegre. Rispetto a questo evento? Rispetto a questo evento è stato bellissimo perché è stato un premio postumo a Indie Media perché Indie non esiste più dal 2006 nella sua forma originaria, dal 2016 nella sua forma un po' più locali, ma è stato un premio al giornalismo resistente proprio per quello che ha fatto Indie in quegli anni là, dal 2001 al 2006 essenzialmente. Non è soltanto dedicato a quello, da quel momento, dai fatti di Genova in poi, crebbe a livello esponenziale il sito, anche se poi. Non era soltanto su quello, però oggi abbiamo ripercorso anche i 20 anni, quello che è successo 20 anni fa al G8 di Genova e abbiamo fatto anche vedere quelli che erano i video prodotti da Indie Media all'epoca, sono dei video che sono stati usati per raccontare quello che è successo in piazza, perché Indie Media era ovunque, sono anche arrivati alla Corte Europea di Strasburgo per i diritti dell'uomo e sono stati usati come prova per incriminare l'Italia per tortura.